Nella giornata di mercoledì 29 aprile 2020, Forte dei Marmi, come Pietrasanta e come tanti altri comuni toscani e italiani, ha visto da parte di un gruppo di commercianti e negozianti consegnare le chiavi dei singoli negozi sotto il movimento di protesta denominato Risorgiamo Italia. Già la sera prima, il 28 aprile alle 21, tutta l'Italia è stata attraversata da un flash mob di negozi aperti e con le insegne accese per simboleggiare la fratellanza di tante realtà imprenditoriali che non riuscirebbero a reggere una riapertura sotto il peso dei debiti ulteriori, senza dimenticare le tasse da pagare e tutte le altre spese che non reggerebbero sotto i blocchi alla clientela con le misure di sicurezza per il contagio da coronavirus. Alcune realtà del centro del paese non ancora smantellate ed in alcuni casi oscurate per eventuali aperture di nuovi esercizi, fanno pensare che la stagione estiva 2020, pur con tutte le limitazioni della situazione per evitare focolai e contagi, non sia completamente persa. I fatturati saranno pesantemente tagliati dal numero minore di presenze in tutta la stagione estiva, partendo, si presume, più tardi del mese di giugno, ma la presenza ancora dei grandi marchi di moda ha il sapore di una leggera speranza per il turismo della zona e quindi per il resto della Versilia.